Terzo appuntamento al Teatro Verdi con la stagione di prosa 80-81 organizzata dall'Eti, dall'Audac e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Terni. In scena la compagnia di Paolo Ferrari e Laura Tavanti, che ha presentato un lavoro di Mario Moretti, Zelda, per la regia di Silverio Blasi. Zelda è la struggente storia di una delle coppie che più furono famose negli Stati Uniti all'incirca negli anni 20, Francis Scott e Zelda Fitzgerald. Attraverso l'uso di materiale biografico, dei romanzi del grande narratore, delle memorie di sua moglie, Moretti analizza con ampia dovizia di particolari i momenti e le tappe fondamentali della vita di questi due singolari personaggi che condivisero una esistenza travagliata e struggente, costellata di episodi drammatici e paradossali. Ne viene fuori una minuziosa ricerca psicologica dei due coniugi Fitzgerald, uno scavo attento della travagliata storia di Francis e Zelda, che in fondo è un ripercorrere le origini di una crisi della coppia che è problema dominante anche nei giorni nostri. I grandi avvenimenti storici dell'America degli anni ruggenti, come il proibizionismo, l'esilio degli intellettuali, la caccia alle streghe, fanno da sfondo alla paranoica avventura di questa coppia, fino a diventarne quasi protagonisti fondamentali. E la conclusione è tragica, come del resto si è rivelata nel tempo tragica la scelta dell'unione tra Scott e Zelda. Per loro resta solo la morte per mettere fine alle angosce e alle ansie, drammatiche e crudeli protagoniste della loro esistenza. Due personaggi quindi difficili da interpretare per la grande carica emotiva che riveste i loro ruoli. In questo senso sia la recitazione di Paolo Ferrari nei panni di Scott Fitzgerald e quella di Laura Tavanti in quelli della moglie sono stati certamente a livello della situazione. Buone anche le parti, anche se fugaci, interpretate dagli altri due attori di fama, Glauco Onorato e Franco Interlenghi. Ottime anche le scene e le musiche inserite pienamente nell'atmosfera drammatica che continuamente si respira assistendo al susseguirsi dei vari momenti della commedia. Come sempre, anche il pubblico di Terni ha risposto positivamente a questo ennesimo appuntamento con il teatro, intervenendo numeroso al Verdi, occupato in ogni ordine e grado, segno evidente del sempre crescente successo che nella nostra città incontrano manifestazioni come quella della stagione teatrale. Di Zelda ne abbiamo anche parlato con il protagonista, Paolo Ferrari, che siamo andati a trovare nel suo camerino al termine del primo atto della rappresentazione. Ora vi facciamo ascoltare l'intervista. Allora, siamo nell'angusto, nello stretto camerino del Verdi con Paolo Ferrari, che è il protagonista principale di questo Zelda, un lavoro autobiografico sulla vita di Francis Scott Fitzgerald. Paolo Ferrari interpreta naturalmente questo personaggio. A lui chiediamo perché la scelta di Francis Scott Fitzgerald e perché la scelta di questo mondo così, diciamo, così lontano, sia geograficamente che nel tempo. Ah, la scelta è una scelta dovuta soprattutto al fatto così di sfatare un po' il fatto che gli autori italiani non scrivono, non ci sono commedie italiane, si fanno sempre autori stranieri. Allora, siccome questa commedia di Mario Moretti è una commedia a nostro avviso valida, ha vinto il premio IDI, ha vinto altri due premi internazionali, e allora abbiamo deciso di rischiare, perché ovviamente facendo una commedia italiana si rischia, abbiamo deciso di rischiare con questa commedia italiana. La combinazione ha voluto, perché onestamente noi l'abbiamo pensata durante l'estate, ma nessuno di noi aveva fatto mente locale al fatto che proprio nell'80 ricorre il quarantennale della morte di Fitzgerald. Lui è morto 40 anni fa. Infatti i giornali ne parlano, ci sono pubblicazioni nuove, sono usciti dai sitacquini i postumi di Fitzgerald, eccetera, e quindi insomma abbiamo preso anche un momento giusto per cui se ne occupa il mondo della cultura, e noi ci siamo trovati così affiancati a fare questa operazione. Per quello che riguarda la scelta teatrale, la vita di Fitzgerald e soprattutto di Zelda, perché la protagonista è la protagonista femminile, Zelda, la moglie di Scott, la loro vita è stata una vita talmente avventurosa, particolare, disperata, che io penso se dovesse essere inventato, quello che viceversa è rigorosamente documentato, tutte le battute che diciamo sono tratte da epistolario di Scott, di Zelda, eccetera, quindi sono tutte autentiche. Ma voglio dire, se dovesse essere stata inventata, sceneggiata da uno sceneggiatore di pura fantasia, forse la gente direbbe, beh, esagerata, sono troppi fatti drammatici, troppi fatti violenti, troppi fatti teatrali. Infatti all'inizio della commedia io dico proprio una frase di Fitzgerald che dice: noi abbiamo cercato di conservare un'innocenza quasi teatrale, abbiamo preferito la parte degli osservati anziché quella degli osservatori.
e la loro vita è stata sempre una vita in vetrina, proprio con episodi clamorosi, eclatanti, lui morto alcolizzato, lei morta in clinica, bruciata in una clinica. Ed è un rapporto di distruzione reciproca di amore e odio, la cui tematica può avere punti di riferimento costanti con un certo tipo di coppia di oggi. In sostanza è il disperato tentativo di una donna di trovare uno spazio vitale, un'autosufficienza vicino a un uomo di enorme successo, e da un punto di vista letterario e anche da un punto di vista mondano. Ecco, questo forse è l'obiettivo fondamentale di questo Z, cioè la ricostruzione di questa drammatica esistenza della vita della coppia. Esatto, sì. Anche forse della smeditazione di un personaggio così grande, così immerso nella gloria, che poi in effetti nella sua vita privata non era altro che un uomo come tanti altri, forse con difetti peggiori. Quello che può essere la loro vita privata proprio ci riguarda in retrospettiva, rimane il fatto che Fitzgerald delle volte viene tacciato, appunto, come si dice, di superficialità, di essere uno scrittore frivolo e mondano. La verità è che lui, non essendo americano, nel giro di pochissimi anni è diventato simbolo della vita americana. Non si parlava che di lui. Se uno rapporta le cifre, perché se per sentite dire uno non fa mente locale, ma se si pensa che quest'uomo non aveva neanche 26-27 anni e guadagnava cifre del tipo di $40,000, se si fa il conto cosa sono oggi per un racconto, per un romanzo, sono cifre astronomiche, cifre da capogiro veramente, e quindi non basta l'etichetta di mondanità. È che lui aveva centrato in pieno la vita americana, il modus vivendi, al punto da esserne diventato il simbolo, non essendo per niente americano, per lui di origine irlandese, quindi, e aveva decisamente un grosso talento. Ha vissuto in un'epoca in cui c'erano fior di scrittori, c'era Hemingway, c'era Dos Passos, c'era Gerhard Stein, quindi è stato una meteora veramente, quella di Scott. Non per niente è morto giovane, morto a 44 anni, e aveva forse già detto tutto quello che doveva dire, insomma. Ecco, due domande flash e due risposte flash, anche perché sta per iniziare il secondo tempo di Zelda. Sull'attore Paolo Ferrari, e lei ha fatto di tutto, teatro, cinema e televisione. Ecco, in quale di questi tre momenti artistici Paolo Ferrari si è realizzato di più? Diciamo che la televisione mi ha dato la possibilità tempo fa, adesso ricomincerò a farne un po', di fare delle cose che decisamente sono state buone, che mi hanno dato soddisfazione, che sono piaciute. Col cinema ho avuto un'avventura particolare che si è interrotta dopo che un film, secondo me molto bello, molto premiato, e poi la storia è finita lì, ma il discorso sarebbe troppo lungo. E il teatro rimane quello che etichetta un attore, insomma, si possono fare 10.000 attività, ma per essere qualificati attori, a mio avviso, bisogna saper stare lì sopra. E aggiungi poi che io faccio un'attività, siete stati molto gentili a non sfiorare l'argomento, ma insomma io lo so che c'è nell'aria la domanda. No, ma io ne parlo questo da un punto di vista proprio professionale. Un certo tipo di inflazione pubblicitaria, quale posso avere io, che sono forse il più marcato da questo punto di vista, non la si può che compensare con un'attività teatrale, proprio per stabilire chi vuole seguire il teatro, eccetera, che un discorso si fa per vivere meglio, e l'altro si fa per soddisfarsi e cercare di soddisfare anche gli altri se ci si riesce. Quindi teatro rimane l'attività prima e quella vera, insomma. Certo. La seconda delle due domande è l'ultima. L'attore di teatro di solito ha delle più grosse soddisfazioni quando recita delle platee numerose e preparate di grandi città. Ecco, quando l'attore come Paolo Ferrari recita davanti a un pubblico come quello di Terni, che non è toccato minimamente dalle grosse attività culturali che si svolgono in tutta la nazione, ecco, qualcosa prova, cioè qual è l'effetto di recitare davanti a un pubblico che non è quello di Roma, quello di Napoli o quello di Venezia? C'è stata una recente intervista fatta a Zeffirelli, e una domanda a Zeffirelli è stata: che cosa intende per genio? Io credo che lui abbia dato una risposta molto giusta. Genio vuol dire chiarezza totale. Zeffirelli ricordava quando, durante l'alluvione a Firenze, c'è stato un momento in cui hanno dovuto trasportare dipinti e cose, c'era una tavola di cimabue, così, e
Per la strada la gente, la più semplice, si fermava a guardare questa tela. Vuol dire che arrivava a tutti, anche al ragazzo, proprio all'uomo della strada che non aveva una cultura particolare. Recitare a Terni, a parte il fatto che oggi si recita molto meglio in provincia, perché l'attenzione che il pubblico di provincia dà ad uno spettacolo è molto maggiore di quella che non dà una grande città, dove le distrazioni sono eccessive, troppe, dispersive. Ma è una cartina da tornasole. Se una commedia, un attore, diciamo un attore con una commedia, riesce a catturare l'attenzione di un pubblico, forse non così smaliziato, ma decisamente molto più attento, allora vuol dire che la cosa accade, vuol dire che il lavoro funziona e che l'attore è giusto nel suo ruolo. È una riprova che si può avere in provincia, molto più rigorosa e giusta di quanto non la si possa avere in una grande città dove passano tanti di spettacoli, uno più uno meno, la gente dice questo mi è piaciuto di più, questo mi è piaciuto di meno, mentre no, in questi posti qui bisogna proprio stare con i nervi saldi e dare il massimo, perché qui non si è perdonati. Grazie a Paolo Ferrari. Grazie a voi.